Piogge intense, forti raffiche di vento, allagamenti e strage di alberi. Il maltempo annunciato ha provocato danni e disagi in diverse zone delle Marche. Prorogata l'allerta meteo fino alla mezzanotte di domani. Mareggiate a Pesaro e Fano, danni ingenti alle concessioni balneari. La CNA suggerisce la richiesta dello stato di calamità dai bagnini. Arriva l'ennesimo grido d'allarme. So solo che oltre che la nostra concessione il mare ha abbattuto tutta la diga foraria di protezione perché è scivolata giù, non ci sono scusanti, non si può appoggiare uno scoglio sopra l'altro i prossimi giorni. Siamo stati abbandonati completamente, abbiamo il rio Crinaccio che è pieno, il mare che viene solo stato in parte, la spiaggia che non c'è più, i danni, cioè tutti questi danni che vedi qui così, chi li ripaga? Ci viene qualcuno a darci una mano? La strada di Caminate dissestata è abbandonata alla segnalazione di un residente che lancia un appello al comune di Fano. La pioggia non ha fermato ieri la tradizionale benedizione degli animali in Piazza del Popolo a Pesaro, un appuntamento che si rinnova da 32 anni. Dopo il telegiornale torna Primo Cittadino in diretta dalle 21 il sindaco di Cagli Alberto Alessandri. Buonasera e benvenuti a questa nuova edizione del nostro telegiornale. Nel corso appunto di questa edizione noi daremo ampio spazio al maltempo che ha colpito le Marche causando danni anche ingenti. Molte strade sono state chiuse al traffico e centinaia sono stati gli interventi in tutte le province. Fiumi in piena, strade allagate, piante e pali abbattuti e molte zone senza elettricità. Il maltempo ha provocato danni e disagi in tutte le province marchigiane. I vigili del fuoco, la protezione civile, ANAS e le forze dell'ordine hanno eseguito centinaia di interventi. Nella notte sono stati monitorati i corsi d'acqua, ma a destare maggiore preoccupazione è stato il fiume Misa. A Senigallia, infatti, tutti gli idrometri a monte hanno superato i livelli di sicurezza e nella notte le pattuglie delle forze di polizia e i volontari hanno avvisato la cittadinanza e chiesto di prestare la massima attenzione di limitare gli spostamenti alle effettive necessità. In mattinata, in via precauzionale, sono state chiuse diverse strade, così come l'ufficio postale di via Fratelli Bandiera e il distretto sanitario di via Campoboario. Domani le lezioni scolaresche si svolgeranno regolarmente, criticità diffuse anche nella provincia di Pesaro Urbino, dove si sono verificati frane e allagamenti. Le forti raffiche di vento hanno causato la caduta di rami e alberi in strada. Alla Liscia è caduto uno dei pini e l'area è stata delimitata per ragioni di sicurezza. Domenica ci siamo occupati soprattutto dei danni provocati dal grande vento, quindi sono stati insomma alberi abbattuti e insieme ai vigili del fuoco, il volontariato protezione civile, il comune di Fano hanno rimosso e garantito la regolarità anche dei passaggi carrabili. E mentre nella notte tra domenica e lunedì ci siamo molto preoccupati per quanto riguarda i livelli dei fiumi, dei fossi, perché la pioggia era tantissima e stamattina abbiamo riportato alcune situazioni pericolose. In realtà i fiumi, il torrente Arzilla e il fiume Metauro, grossi problemi non hanno riservato, sono stati sempre all'interno degli argini, sono esondati nelle zone di campagna dove devono esondare. Nel caso invece particolare, alcuni fossi localizzati, problemi soprattutto nella zona di Ponte Murello, a confine con Ponte Murello, Carrara, quindi a confine con Ponte Murello, nella zona di Metauriglia dove un'abitazione è stata allagata dalla tracimazione di un fosso che è quello di Metauriglia, e lungo strada di mezzo è stata chiusa e quindi altre situazioni sono costantemente tenute sott'occhio perché ovviamente non ci siano problemi. Per quanto riguarda invece i danni, purtroppo da segnalare che si è fatto risentire il mare e abbiamo dovuto chiudere Viale Ruggeri nonostante le scogliere, anche a dimostrazione del fatto che è stata una situazione eccezionale di vento, di alta marea e quindi abbiamo chiuso in via precauzionale Viale Ruggeri perché le onde arrivavano sulla strada e ci sono stati dei danni sia a Fano Centro ma anche e soprattutto a Ponte Sasso in particolare, dove il mare veramente si è fatto sentire e ha
in un certo modo impegnato tutte le strutture ricettive degli operatori balneari che sono state costruite lungo gli arenili. La sala operativa della Protezione Civile Regionale ha prorogato l'allerta meteo emettendo un nuovo messaggio di allertamento di livello giallo su tutte le Marche per criticità idraulica e idrogeologica, valido fino alla mezzanotte di domani, martedì 24 gennaio. Previsto anche il rischio di valanghe sui Monti Sibillini e della Laga. Come annunciato, invece, non sono mancate abbondanti nevicate, specie nell'entroterra, a Urbino. I giovani non hanno perso l'occasione per divertirsi con slittini improvvisati. E mentre si attende l'arrivo di altre piogge, continuano incessanti gli interventi su tutto il territorio regionale, anche a seguito di centinaia di segnalazioni dei cittadini. Sempre operativo il CB Club Mattei di Fano. Siamo partiti ieri mattina alle 10, tuttora siamo sul campo, riprendiamo nel primo pomeriggio col taglio degli alberi in supporto ai vigili del fuoco. Questa mattina invece è stato più monitoraggio, attenzione, un attenzionamento a quelle persone che chiamavano perché non si sentivano al sicuro. Quindi insieme ai Vigili del Fuoco, insieme a tutta la parte comunale abbiamo monitorato questo. Nel pomeriggio riprendiamo col taglio degli alberi, un po' la situazione è pesante, pressante, ma non abbiamo criticità particolari. Quanti volontari sono in azione? Dunque, siamo partiti ieri mattina con una decina di volontari, poi il cambio del pomeriggio nel pomeriggio, poi fino alle 3 di notte, dalle 3 di notte a questa mattina alle 7 riprendiamo nel pomeriggio con una decina di volontari per turno. Volontari in azione anche a Pesaro. Ieri la partita tra Avisa e Pontedera è stata rimandata per impraticabilità del campo. Oggi invece occhi puntati sul fiume Foglia. Dopo il casello di Senigallia è stato chiuso anche quello di Pesaro in direzione nord per allagamenti. Alcune aziende hanno deciso in maniera precauzionale di chiudere l'attività. In grande difficoltà anche il ristoratore pesarese Filippo Ciavarini. Noi cerchiamo di salvare il salvabile, ragazzi, ma chiaramente tutti gli apparecchi elettrici, celle di frullatura, frigo, speriamo non si debbano buttare via, speriamo di rimediare, ma dopo essere state sommerse da mezzo metro, 60 cm di acqua, riprenderli va un po' dura, perché il problema non è tanto l'acqua, e quando l'acqua defluisce lascia un residuo melmoso, cioè il fango, che purtroppo si insinua dappertutto ed è un problema grosso. Per quanto tempo pensate che sarete chiusi? Non ne abbiamo la più pallida idea, perché dipende dal tempo. Se continuasse a piovere così, ragazzi, prima di 2-3 settimane non riusciremo a aprire sicuramente, perché il discorso più grande qui non è tanto mettere a posto, sanificare, pulire, quello in 2-3 giorni si riesce a far tutto. L'abbiamo sempre fatto, non ci siamo mai messi a piangere, va benissimo. Il problema è se ho una cella di frullatura rotta e non si rimette a posto, ci vogliono circa 2 mesi prima di riaverla. Adesso stiamo facendo appunto il conto dei danni, ma stiamo ancora, tra virgolette, lottando per capire che cosa ci è successo, perché noi siamo in piedi da stamattina alle 6, ma oggettivamente ancora non riusciamo a capire cosa dobbiamo fare. Ho ancora una cassetta in mano, non sappiamo neanche dove metterla, perché purtroppo questo è. Quindi... Volete lanciare un appello? L'appello no. Siamo stanchi di lanciare gli appelli, come al solito nostro cerchiamo di far tutto da soli senza rompere le scatole a nessuno. Ovviamente i miei amici e gli amici mi hanno già chiamato per capire se avessi bisogno di una mano, gli amici sono sempre amici, non c'è niente da fare. Rabbia e disperazione questa mattina pure a Ponte Sasso di Fano, dove le forti mareggiate hanno rovinato le concessioni balneari portando via pavimentazioni, giochi e molto altro. I bagnini chiedono a gran voce le scogliere lungo il tratto, ma vediamo i dettagli nel servizio di Filippo Pucci. Siamo un po' avviliti, insomma, non c'è il morale a terra. Il maltempo di questi giorni non ha solo provocato danni in città o nell'entroterra, ma anche lungo la costa fanese. A Ponte Sasso di Fano questa mattina le forti mareggiate, complice del forte vento, hanno distrutto tutto ciò che hanno incontrato, concessioni, giochi e persino pavimentazioni e fondamenta. Non se la passano bene neanche per questo 2023 i bagnini della spiaggia di Ponte Sasso. Il mare mosso, oltre ad aver portato via anche pali e tombini dell'elettricità, è arrivato perfino a toccare la nuova ciclopedonale realizzata su via Faa di Bruno. Arrabbiati i gestori delle spiagge, che già dalle prime ore di questa mattina sono andati a quantificare i danni. Tra la messa a posto, materiale perso, rovinato, rotto... E tra il trattore per sistemare con la sabbia tutto, all'incirca saranno sui 25-30 mila euro di danni.
E adesso come si fa? Adesso aspettiamo che venga il tempo buono e piano piano ci rimbocchiamo le maniche e cerchiamo di sistemare, non lo so. Voi bagnini siete abbastanza avviliti da questa situazione? Non riusciamo più, perché non è solo quest'anno. Ogni anno, un anno o due, succede sempre sta cosa qua. Ogni anno quanto spendete per rimettere a posto? Sempre 7-8 mila euro, 10 mila euro di danni, di lavori, sempre. Quest'anno 30 mila euro sicuri. È così, insomma, però è il morale che va a terra, perché sistemi, cerchi di far bene tutto e ti trovi tutto rotto e non è. I scogli non funzionano, ci vogliono i scogli alti. Allora si può ragionare, così non lo so neanche io, guarda. Che cosa chiedete all'amministrazione comunale? Io all'amministrazione chiediamo solo che devono intervenire nelle scogliere, se vogliono mantenere le spiagge, se no non c'è niente da fare. Anche altre concessioni sono in estrema difficoltà e annunciano a chi di competenza di realizzare al più presto le scogliere. È vero che è un evento atmosferico abbastanza grave, però la situazione è sempre così: stabilimenti distrutti, non c'è più niente e non c'è neanche nessun tipo di protezione, ma non c'è neanche nessuno che ci viene a vedere qual è il problema, ma non adesso, che capisco che il problema è ovunque, perché devono girarlo da tutte le parti, ma neanche quando c'è il tempo buono nessuno ci viene a chiedere anche un consiglio qual è la situazione. Ci hanno promesso progetti che ci presentavano quando era la fine di agosto, non si è visto nessuno. Abbiamo chiesto anche l'intervento di Aguzzi, perché Aguzzi ci ha risposto che in regione non è stato presentato alcun progetto, perciò loro non possono dare dei soldi per le scogliere. Qui sono 22 anni che sono state fatte, le scogliere non ci sono più, tant'è che sono state fatte soffolte, hanno visto che non funzionano, dalle altre parti le rifanno tutte fuori e qui siamo stati abbandonati completamente. Abbiamo il Rio Crinaccio che è pieno, il mare che viene sull'altra parte, la spiaggia che non c'è più, i danni, cioè tutti questi danni che vedi qui così, chi li ripaga? Ci viene qualcuno a darci una mano? Niente, ci dispiace, vedrai il prossimo anno, vedrai, è solo una promessa, al vedrai, e passati 10 anni, cambia amministrazione e siamo allo stesso punto, perciò se si vogliono mettere una mano sulla coscienza, altrimenti ci lasciassero andare sotto Mondolfo, che per quanto poco possono fare, sicuramente fanno molto di più. Infine, i bagnini chiedono all'amministrazione comunale dettagli sulla bandiera blu per la parte sud della spiaggia di Fano. Capisco che il fatto del zona esondabile è difficile da recuperare, però quello della bandiera blu, che nel 2014 ce l'hanno tolta e ci avevano promesso che ce la ridavano dopo un paio d'anni, che fine ha fatto? È molto difficile riaverla? Cioè siamo sempre quelli di serie B, noi non contiamo niente. Non è il sistema di amministrare un comune questo, sinceramente, non va bene per niente. Danni ingenti alle concessioni balneari anche sul litorale pesarese. Diverse segnalazioni sono arrivate alla CNA di Pesaro Urbino, in particolare dagli stabilimenti della zona sottomonte, dove la furia del mare ha danneggiato molte strutture degli esercenti. Le onde hanno travolto cabine, spazi di ristoro e attrezzature, causando danni per diverse migliaia di euro. Da tempo, ha detto il responsabile di CNA Balneatori Antonio Bianchini, segnaliamo la questione dell'erosione e del pericolo rappresentato dalle mareggiate. Occorre completare la difesa della costa su tutto il litorale. Nelle prossime ore trasmetteremo una prima lista dei danni alla regione e al comune di Pesaro. Vista l'eccezionalità degli eventi degli ultimi giorni, ha concluso Bianchini, suggeriamo anche l'eventualità di poter richiedere al governo lo stato di calamità. Torniamo a Fano, dove la burrasca ha provocato altri danni anche ai bagni Carlo. A Sassonia di Fano, appunto, il gestore Matteo Renzi lancia l'ennesimo appello e parla di un disastro annunciato. Stamattina ho anche pianto, perché purtroppo un po' il nervoso, un po'... il fatto di trovarsi davanti a un orso di 6 metri che sta per mangiarti, e quindi sei inerme, non puoi più fare niente, e vedere la spiaggia praticamente ridotta ai minimi termini, perché il mare poi, vi ho mandato anche dei video, è arrivato proprio all'interno, cioè è passato da sopra le piscine, il campo da calcetto ormai è mangiato e gli impianti sono tutti saltati, ovviamente i danni sono incalcolabili, adesso faremo le nostre verifiche.
e praticamente la spiaggia è stata letteralmente distrutta dalla mareggiata solo esclusivamente per la mancanza di questo pezzo di scogliera. Capisco che in altre zone, non solo nelle nostre, il mare abbia colpito forte e anche là dove ci sono le scogliere, ma non è assolutamente una scusante, nel senso che qua nella nostra zona in Sassonia le scogliere hanno tenuto benissimo e le spiagge sono tutte salve e anzi addirittura hanno accumulato ghiaia il mare e la mareggiata. Ovviamente se si crea un imbuto come da noi e si aspetta al posto di 13-16 mesi il progetto che doveva essere finito 5-6 anni e ancora oggi l'amministrazione tende a andare sempre più avanti, la gara a gennaio, la gara a febbraio, la gara a marzo e noi le condizioni sono queste, quindi il disastro era annunciato. Adesso abbiamo avuto questa mattina, io ho sentito per radio che il sindaco diceva che la gara è entro marzo, noi invece sapevamo che la gara era entro adesso, entro febbraio, anche perché a marzo se non iniziano già i lavori, quindi bisogna mettersi al lavoro. Cioè il mio è un appello veramente, cioè a questo punto è un appello proprio di mettersi al lavoro. Cioè le tempistiche ci sono nelle gare, ci sono negli appalti, c'è in tutto, ma sono loro che devono anticipare queste tempistiche, per cui ovviamente avremo degli incontri, adesso andremo a parlare, però intanto il primo dado di danni è stato fatto, per cui non posso dire di più. So solo che oltre che la nostra concessione il mare ha abbattuto tutta la diga foraria di protezione perché è scivolata giù, non ci sono scusanti, non si può appoggiare uno scoglio sopra l'altro i prossimi giorni, no, lì ormai solo la scogliera può salvare la passeggiata dell'Isippo, i nuovi immobili dove stanno lavorando e ovviamente la nostra concessione. Io ho chiesto personalmente un incontro proprio questa mattina perché veramente mi sono sentito proprio andar giù. Il prossimo passo è un incontro con loro che io ho chiesto se possiamo mercoledì mattina, perché voglio muovermi subito, voglio cercare di capire anche il punto di lavoro veramente in cui si andrà in gara, perché io ancora non ho ben capito quale sarà, io voglio sapere la data precisa, hai capito, perché questo è molto importante e il mio appello è veramente quello di veramente lavorare giorno e notte per cercare di sistemare questa situazione che è diventata veramente, cioè è diventata quasi ridicola, perché lasciatemelo dire, cioè non si può più aspettare, insomma, ecco. Faccio un appello anche a questa frase a tutti coloro che inizialmente avevano detto, tecnici eccetera, che addirittura la scogliera qui non sarebbe servita. Cioè noi abbiamo fatto una progettazione lasciando l'ultimo pezzo di Sassonia, dicendo che qui addirittura noi saremmo stati salvati dalla diga foraria che è in copertura della passeggiata all'Isippo. Quindi vi dico solo questo. Potrebbe essere stato un malore oppure il ghiaccio sulla strada a provocare l'incidente in cui ieri mattina ha perso la vita Petrit Iasari, di 22 anni. Il giovane intorno alle 7.30 stava percorrendo la Flaminia tra Cagli e Cantiano quando ha perso il controllo del camion frigo sul quale viaggiava. In base a una prima ricostruzione effettuata dalla compagnia Carabinieri di Fano, l'auto articolato ha sbandato l'altezza di un viadotto e la motrice è finita contro il guardrail. Per l'urto il 22enne è stato sbalzato fuori dall'abitacolo ed è precipitato sul greto del fiume Bevano dopo un volo di circa 20 metri, morendo sul colpo. La vittima, di origini albanesi ma residente a Magione in provincia di Perugia, stava rientrando nell'azienda del padre dopo aver scaricato prodotti alimentari all'Eurospin di Cagli. Oltre ai genitori lascia una sorella e il fratello gemello. Venerdì scorso nella chiesa Santa Maria Goretti a Sant'Orso di Fano si sono tenuti i funerali del brigadiere capo in congedo dell'arma dei carabinieri Argeo Assenti, morto all'età di 80 anni. Assenti ha indossato l'uniforme dell'arma per ben 40 anni a servizio dei cittadini e dei colleghi, verso i quali ha sempre mostrato un grande cuore ed una grande disponibilità. Nel corso della carriera, nel 77 fu trasferito prima alla stazione di Saltare e poi nel 78 al nucleo comando della Compagnia Carabinieri di Fano, fino alla data del suo congedo avvenuto nel 2001. Il brigadiere era molto conosciuto nella città della Fortuna. Durante il rito funebre la chiesa era gremita. Tanti colleghi in servizio e non che gli hanno reso omaggio per l'ultimo saluto.
Ancora cronaca, i vigili del fuoco sono intervenuti ieri pomeriggio in corso Matteotti a Fano per mettere in sicurezza una palazzina a causa di un cornicione pericolante. È stato necessario delimitare l'area per eseguire in sicurezza la rimozione dei pezzi pericolanti con l'ausilio dell'autoscala. Il maltempo ha accentuato anche problemi legati alla viabilità. Oggi Stefania Schiaroli ha raccolto l'appello di un residente per la strada delle camminate. Continuano le segnalazioni in redazione da parte dei cittadini che oggi ci portano a Monte Schiantello in via Camminate. Comunicazione del signor Mario Morbidelli che ci evidenzia lo stato di abbandono del manto stradale costellato di buche che rendono difficile percorrere il tratto. Si richiede pertanto l'intervento del comune per il risanamento stradale. Qual è il problema di questa strada? È dissestata e abbandonata. Perché è 4 anni che non viene a fare più niente, è quasi 1 anno che ho fatto la segnalazione in comune, non si è risolto niente. Ho telefonato al sindaco, mi ha risposto la segretaria, mi ha detto che era in riunione, io ho chiesto per piacere, c'è avvisalo lei al sindaco, non si è visto nessuno. Secondo lei quali interventi dovrebbero fare per sistemare la situazione? Fare le cunette e chiudere le buche all'acqua. Le cunette laterali che l'acqua da corre sui fianchi, no, per tutta la strada, corre in tel mezzo della strada, corre. Anche gli altri cittadini si lamentano di questa situazione? La zona si lamentano tutti, i cittadini anche qui che l'attraversano nella strada, da che vanno dalle camminate a San Costanzo si lamentano, mi dicono com'è che non gli fa niente. Quali sono i problemi che causa questa strada, che causano? I problemi io non lo so, ma comunque la strada è quel che è abbandonata. Come hanno abbandonato la zona, hanno abbandonato anche le strade. A proposito di problemi sulle strade, oggi una nostra reporter ci ha inviato diverse fotografie per segnalare una grossa buca nella rotatoria tra via Roma e via Sandro Pertini, lato chiesa San Cristoforo, buca che ha provocato la foratura di uno pneumatico della sua autovettura. Non è possibile, ha commentato la telespettatrice, che ancora a Fano ci siano queste situazioni. Chi ripaga il danno? Invece dai capannoni dei carri di carnevale in Viale Piceno a Fano ci sono arrivati dei video che mostrano infiltrazioni d'acqua, un problema che abbiamo affrontato nelle scorse settimane e che anche la presidente dell'ente carnevalesca Maria Flora Giammarioli aveva più volte segnalato al comune. Su Facebook l'assessore Brunori oggi ha commentato che mercoledì la ditta interverrà sul tetto per risolvere il problema e ha detto anche che sta creando questo problema tanti disagi ai maestri carristi. Ieri mattina la pioggia invece non ha fermato la tradizionale benedizione degli animali in Piazza del Popolo a Pesaro, presenti anche 32 cavalli. Il servizio di Cristiana Guerra. Si tratta della tradizionale benedizione degli animali che si è svolta domenica in occasione della festa di Sant'Antonio Abate. Sin dal primo mattino, ed esattamente dalle 10.30, oltre una trentina di cavalieri delle giacche verdi provenienti da Rimini e tutta la provincia pesarese si sono dati appuntamento al Parco Miralfiore per poi sfilare per le vie del centro storico fino a raggiungere la piazza. Oltre ai cavalli anche la Polizia di Stato presente? Sì, per l'occasione c'è la Polizia di Stato che è venuta apposta da Firenze, una pattuglia, sono arrivati ieri, alloggiano con i cavalli da noi allo centro delle Giacche Verdi, siamo venuti per l'occasione, c'è stato il battesimo con la pioggia quest'anno, diciamo. Però hanno detto che il prossimo anno, se c'è l'invito, verranno volentieri. Il mio ringraziamento va, come ho detto, alla questura, principalmente perché sono adoperati loro per farli venire, e a tutta l'organizzazione che è in comune principalmente di Pesaro che ci dà come tutti gli anni la possibilità di utilizzare questa piazza. Dopo i saluti istituzionali dell'assessora alla sostenibilità e coesione del comune di Pesaro Maria Rosa Conti e del consigliere regionale Biancani, padre Aldo del convento di San Giovanni ha impartito su cani, un gatto, un coniglio nano, i cavalli e i cittadini che hanno partecipato la solenne benedizione. È una bella realtà che ho scoperto oggi. Posso dire che in questo ambito c'è già un lavoro in itinere sul regolamento relativo al benessere degli animali, sui quali continueremo a lavorare. Però la parte più rilevante per me di questa giornata è vedere che c'è la presenza nel nostro territorio di tutta una serie di volontari e anche pubblici ufficiali che
che possono svolgere questa attività di monitoraggio del territorio, che hanno questa vocazione ambientale e civica, di protezione civile. Le giacche verdi sono un'importantissima risorsa e li ho già fatti partecipare appunto al primo incontro della consulta della sostenibilità e credo che con loro potremo fare dei progetti importanti con il comune in maniera sistematica. Un appuntamento molto sentito che nonostante il freddo e la pioggia ha visto una discreta partecipazione di padroni con i propri animali che hanno voluto essere presenti per ritrovarsi e rivivere un clima di festa. Anche un piccolo coniglietto presenta la benedizione, come si chiama? Zampa. Quanti anni ha? 4. Ma vive in casa? Sì, vive in una gabbietta dentro casa. Signore, i cani sono i migliori amici degli uomini, lei lo testimonia oggi. Sì, veramente, voglio molto bene, anche se Sofì non è la mia cagnolina, però la tengo volentieri, è di mia nipote, quindi la tengo volentieri. Ma siamo venuti anche altre volte alla manifestazione ed è veramente molto bello. Come si chiama il suo cane? Chloe. Vive in casa? Sì, vive in casa. Quanti anni ha? 1 anno e mezzo, fa 2 anni a febbraio. Stamattina l'ha portato in piazza nonostante la pioggia perché è un evento irrinunciabile. Esatto, esatto. Infatti già l'anno scorso, il primo anno che ci sono venuta, e ho visto che si faceva anche con condizioni meteo avverse e quindi ho deciso di venire. Stamattina anche 3 cani presenti nonostante la pioggia. Sì, come tutti gli anni veniamo a questa manifestazione per la benedizione degli animali, anche per sensibilizzare un po' le persone contro l'abbandono, per far vedere che il cane comunque si può gestire in tutte le situazioni se ben educato. Di che cosa si occupa la vostra associazione? Noi principalmente siamo una scuola, un'educazione per quanto riguarda il giusto rapporto tra uomo e cane. Questi cani come si chiamano? Qui abbiamo 3 maschi, abbiamo il più anziano che è Sky e questo soggetto. Poi abbiamo Ice, che è il cane che attualmente sta gareggiando, e la new entry, che è Thor, che sta gareggiando con mia figlia, appena debuttato. E questa era l'ultima notizia del nostro telegiornale. Tra poco andremo in onda con una nuova puntata di Primo Cittadino. Come vedete in questo cartello, l'ospite sarà il sindaco di Cagli, Alberto Alessandri. Ci fermiamo per le previsioni del tempo e poi ritorniamo in studio. A tra poco.